Vorrei due viti. Due viti? Sì. Allora, fa facile lei. Perché? Due viti. Che cosa? Le viti che la signora fanno a peso. Come faccio a calcolare due viti? Ah, non so, faccia lei. Perché quante me ne può dare come minimo? A minimo saranno 20 grammi, 17 viti. 17? E che ne faccio io di 17 viti, scusi? A questo poi lo sa lei, caro signore. Va bene, allora se non se ne può proprio fare a meno, mi dia 17 viti, ma faccia presto perché ho fretta. Maschi e femmine. Che significa maschi e femmine? Non sa che le viti vanno appaiate? 17 maschi, 17 femmine. No, io non lo so, lo deve sapere lei. Così io so solo che mi ritroverò 17 viti maschi e 17 viti femmine. Ah, perché a suo parere dovrei tendermele io 17 viti femmine. A chi ne vendo? Va bene, d'accordo, mi dia 17 viti. 17 maschi e 17 vita femmine. Ma faccia presto perché ho molta fretta, chiaro? Lunghezza? Eh? Quanto lunghe? Tanto così, ecco. Come tanto così? Così, così! Ma cosa capisco io tanto così, scusi! Così, così, 2 o 3 centimetri, faccia lei, faccia d'occhio! Senta, io devo essere preciso, eh? In questo mestiere io sono pignolo, pignolissimo e in questo mestiere! E anche rompicoglioni! Faccia 3 centimetri, va bene? 3 centimetri, sì. Va bene. La scanalatura a taglio o a croce? La scanalatura la voglio a taglio, va bene? A taglio, sì, sì. Oh, possiamo dargliela di ferro o di acciaio? Faccia lei, d'acciaio, di ferro, di burro, ma faccia presto perché ho molta fretta! Di ferro? Sì. Lo senta? Che vuole? Di che calibro? P38, ma basta! Buonasera! Ecco qua, questa è la tazza del cesso. E il culo t'ho fatto vedere ieri sera, ma muovo da sto rotolo di carta igienica!